eroghi di arte. Certo. Qual è l'opera più famosa del Beato Angelico? L'Annunciazione. E ti ricordi qualche particolare? Sì. Avanti. Buongiorno! Siamo del 19 Trinità, potremmo fare alcune domande? Certo. I progetti umani di Maria sono stati trasformati da quelli di Dio con l'annuncio di Gabriele. Come è intervenuto Dio nella tua vita? Con il battesimo e la grazia di essere cristiana. Questo ha determinato, con la guida dei miei genitori, tutto il percorso della mia vita. Maria è turbata nel momento dell'Annunciazione. Tu hai avuto paura di diventare mamma? Paura? Paura non proprio, ma sicuramente stava avvenendo un cambiamento nella mia vita. Anche se da una parte mi procurava gioia e dall'altra mi dava molta preoccupazione. Non ero sicura di poter dare al mio bambino tutto quello di cui poteva aver bisogno. Una mamma pronta ad affrontare qualsiasi tipo di problema. Com'è cambiata la tua vita da sposa a mamma? Da sposa ero spensierata, facevamo gite con mio marito, uscivamo con gli amici. Insomma, io vivevo per lui e lui per me. Da mamma ho dovuto coniugare i due ruoli, essere un'ottima madre e nello stesso tempo la moglie affettuosa e disponibile di prima. È facile essere e fare la mamma? Questo purtroppo non dipende dalla mamma e a volte i figli pongono davanti un muro e non è facile buttarlo giù. È importante comunque affidarsi a Dio e chiedere il suo aiuto. Bene, grazie per aver risposto alle nostre domande. E ora la linea torna allo studio.